La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buon 25 aprile 2024. Mimmo Moramarco, la rassegna stampa. Ma all'inizio, sapete, ormai da tempo ci sono le breaking news, un concentrato di quello che poi leggerete sui maggiori quotidiani italiani tra oggi e domani. Tra l'altro, importante ricordarlo, non tutte le testate pubblicheranno i giornali, però ecco, prenderò visione, come faccio ogni giorno, di 3-4 quotidiani a rotazione. Questo subito dopo le notizie principali dall'Italia e dal mondo. Ieri arriva la notizia: condanna definitiva per Cospito a 23 anni di carcere. Diventa definitiva la condanna per l'anarchico Alfredo Cospito nel procedimento legato all'attentato all'ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno ribadito anche la condanna, 17 anni e 9 mesi, per Anna Beniamino. E a proposito di 25 aprile, giorno del cosiddetto della liberazione, contro e bonifiche fin da ieri con oltre 600 agenti delle forze dell'ordine nella capitale, e massima attenzione per le celebrazioni con piazze ancora più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. A Roma il piano sicurezza è già entrato nel vivo, sotto la lente tutta l'area di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana, dove oggi alle 8 la brigata ebraica deporrà una corona di fiori. Circa 200 persone attese, tra cui esponenti di spicco della comunità. E alla stessa ora, pochi metri di distanza, si sono dati appuntamento studenti palestinesi, movimenti, antagonisti e collettivi universitari per una manifestazione antifascista e antisionista. Vediamo anche questa giornata come sarà dal punto di vista meteo, e si parla di ponte, all'insegna del freddo con temperature tipiche invernali e con cieli grigi su gran parte del paese. A confermare la tendenza sono gli esperti, che segnalano la continua condizione di maltempo e neve a bassa quota sulle Dolomiti e sugli Appennini. Aria serena e ampie schiarite con temperature massime in ripresa fino a oltre 15 gradi. La festa della liberazione, nello specifico, sarà caratterizzata da temperature minime vicino ai 3-5 gradi in pianura. Le temperature caleranno anche nel sud. Da venerdì inizierà una fase perturbata al nord, mentre nelle regioni del centro-sud tornerà un clima più primaverile da domani. Nel weekend piogge frequenti continueranno a caratterizzare il clima delle regioni del nord occidentale, con il ritorno della neve anche in Piemonte e Lombardia, una situazione incerta che si protrarrà fino al primo maggio. Altra notizia curiosa arrivata ieri su Fassino, che è stato denunciato per tentato furto, è stato bloccato al duty free dell'aeroporto di Fiumicino con un profumo in tasca. La notizia è stata poi pubblicata in prima pagina dal Fatto Quotidiano, che riporta anche la replica del deputato del PD. La vicenda oggetto della denuncia è avvenuta, quanto ricostruisce il quotidiano, la mattina del 15 aprile. Fassino, scrive il Fatto, era in attesa di un aereo per Strasburgo. Adesso sguardo al Medio Oriente. Dopo mesi di annunci e frenate, Israele sembra di nuovo accelerare nell'incursione di terra a Rafah, l'ultimo bastione di Hamas nel sud della striscia di Gaza, dove sono sfollati oltre 1 milione di palestinesi in fuga dalla guerra e dove, secondo lo Stato ebraico, si nascondono le ultime sacche di resistenza della fazione islamica, compreso l'inafferrabile capo militare Sinwar. Per rimanere ancora all'estero, la Russia ha bloccato con il veto la risoluzione elaborata da USA e Giappone sulla prevenzione delle armi nucleari nello spazio. La bozza intendeva rafforzare e sostenere il regime globale di non proliferazione anche nello spazio extraatmosferico e riaffermare l'obiettivo condiviso del suo mantenimento per scopi pacifici. Il testo ha ottenuto 13 voti a favore, il veto della Russia e l'astensione della Cina. Repubblica oggi, 25 aprile, come era in previsione, una grande foto, una grande vignetta qui al centro pagina con la bandiera italiana. E fare una nuova liberazione, così facciamo una nuova festa, si domandano ovviamente in via ironica. E dall'altro lato Maurizio Molinari, 25 aprile, la necessità della memoria. Evidentemente anche qui memoria secondo il suo pensiero, altre memorie non vanno bene. Il Fatto Quotidiano oggi apre con lo svuota carceri al centro pagina, che libererà, secondo lo stesso quotidiano, 5.080 criminali in 24 ore. Ardita, altro fiasco, il DDL Giacchetti scarcera con 8 mesi di anticipo i reclusi. Regioni più colpite: Lazio, Sicilia e Lombardia. Il PM 2 anni di nuovo dentro, dice. Sotto ancora la vicenda di Fassino. Sul Fatto Quotidiano la procura ha già acquisito il video, si parla di quel presunto furto, aperta l'inchiesta addirittura sul profumo. In alto, indulto maschile
aumentato i calcoli del garante dei detenuti, come abbiamo già ricordato prima. Anche La Verità si sofferma su Fassino e sul suo profumo e scrive: si lamentava di guadagnare poco, denunciato per il furto di un profumo. Vediamo la foto al centro pagina. In alto, ricatto Agnelli, niente soldi e noi chiudiamo la fabbrica. L'ex Fiat pretende quello che ha sempre avuto: fondi pubblici, profitti privati e tesoretto nascosto all'estero. È ora di farsi restituire l'Alfa Romeo che le è stata regalata e fare un bando per case disposte a produrre in Italia. Sotto la festa del 25 aprile, sulla Verità, forse è meglio abolirla. Divide il paese, ostaggio dei nipotini dei partigiani rossi che massacrarono quelli bianchi. Fischia la brigata ebraica che combatte il nazismo e inneggia ai palestinesi che erano alleati di Hitler. E c'è il rischio di scontri per oggi. Francesco Borgonovo, nel suo articolo Altro che libertà, l'antifascismo senza fascismo è strumento di potere e denaro. Il Secolo d'Italia, il loro 25 aprile, con l'editoriale di Stefania Campitelli. E in primo piano, sullo stesso giornale, imbrattati manifesti di Meloni e Tajani, minacciato Baleari. Il Sole 24 Ore, poi chiudiamo, fondi europei 2021-2027. In 3 anni la spesa dell'Italia resta sotto quota 1%. Piazza Affari, la migliore, più 1,9% in Europa, trainata dalle banche. E vediamo, sempre sul Sole 24 Ore, nelle università USA dilaga la contestazione a favore dei palestinesi. Io vi ringrazio, ancora buon 25 aprile a tutti, come sempre ci risentiamo domani. Una buona giornata da Mimmo Moramarco, cercatemi su tutte le piattaforme podcast, ma anche su tutti i social. Ancora un grazie.